Salve a tutti ragazzi, bentornati in Hearts of Iron 4 Arsenal of Democracy. Con me, come al solito, c'è il buon Darkstar. Buenos dias, gente. Come potete sentire abbiamo un po' la voce impastata perché ci siamo alzati da poco, presumo. Esatto. Non so lui, ma io sicuramente mi sono alzato da poco e quindi si registra. Dunque, direi che possiamo continuare. E ti devo dire che è un po' di ritorno, Dark. Cavolo. Vabbè, vuoi che ci fermiamo un attimo e sistemiamo? No, prova un attimo ad abbassare leggermente il volume, se ce l'hai, quello delle cuffie. Secondo me è quello. Prova. Prova. Ancora. Non so perché mi dà sto problema. Aspetta. Ah, ok, niente, scoprirei fra poco. Comunque ho visto che veramente ti sei dato da fare in Europa. Sei ancora là che stai cercando di portarti tutti quanti sotto il tuo, sotto la tua ala protettrice? Scusami, noi siamo gli Stati Uniti. Ah, vabbè, ovvio, cioè. Puta, Dunque, vediamo. Aspetta che tecco. Tecca. Siamo nel 39, cos'altro mi può servire? Questi qua sono troppo avanti. 39, iniziamo così. Tac, fammi vedere un attimo. Gli aerei non mi servono al momento. Costruzione. Vabbè, adesso di fabbrica inizio a buttarne fuori anch'io di cattiveria, quindi posso anche permettermi sta roba. Adesso incomincerò anche a buttarle fuori di cattiveria. No, tu no. Ma perché? Perché no, te lo dico. Perché dico io così? Tu stai tranquillo. Solo Russia può buttare fabbriche fuori. Ho fatto ripartire, Il Reich tedesco richiede riconquista Memel. Con le forze tedesche sul bordo pronte ad attaccare la Lituania, ha dato alla Germania un ultimatum demandando la resa dei vecchi territori prussiani di Memel. È stata mandata alla Lituania è stata data alla Lituania dal Trattato di Versailles, ma adesso è stata reintegrata nella regione della Ostpreußen, cioè della Prussia dell'Est. Abbiamo raggiunto finalmente l'estensione delle ambizioni territoriali tedesche in Europa. Gli esperti sono dubbiosi. Un altro pezzo delle mappe mi ha reso obsoleto. Ma dov'è Memel? Cioè, non... Ah, sarà sopra là sul... vicino Danzica. Rumori bruttissimi. Come? Sentendo dei rumori bruttissimi. Del tipo? Strano? Ma da me, ma è quando vengono create delle divisioni. Ah, ok, no, vabbè, perché... abbiamo sempre un po' di problemini qua, quindi... Ieri finalmente ho fissato il blue screen of death, però... sempre meglio stare allerta. Vedete, i sovietici sono sempre pieni di blue screen of death, robe strane. Cosa stai dicendo? Pensa che noi stiamo facendo gli amiconi. Beh, come è successo nella vita vera, allora erano tutti quanti. Sì, vi aiuteremo, finita la guerra. Chi si è visto, Vamonos. Io sinceramente spero che quella guerra in Cina finisca il prima possibile. Dubito fortemente, ma non è per Benartigliella. Lo so, questo mi rompe le scatole. No, adesso che ho smesso di aiutare il Giappone, guarda la Cina quante ne sta perdendo di truppe. Adesso che hai smesso di aiutare il Giappone. Cioè, adesso che ho smesso di aiutare la Cina, guarda il Giappone quanto sta, quante perdite sta facendo alla Cina. Io vedo che ha invaso un... Sì, ho capito, ma se ti ricordi era tipo a 400.000 di perdite la Cina. Adesso è tipo a 6.000. Adesso il Giappone ha 906.000 morti e la Cina ha 660.000. Sì. Ufficiali di talento. Qui quando è che possiamo fare quello che vogliamo? Ok. Guarda che roba che io c'ho. Cosa? Siamo tutto quanto perché siamo belli, lo sai. Tra poco andremo a liberare il lavoratore di questo paese, compagni. Oh mio Dio. Che sia la Romania, che sia la Polandia, che sia la Polandia. La Polandia. Oh, signore. Ci sono le tempeste di sabbia nel Medio Oriente. Sono interessato, Dark, ad avere uno scontro a livello navale, se mai sarà, contro a livello navale, a livello aereo. Voglio vedere come si gestisce. Vabbè, ascolta, dal 42 in poi inizierò a fare navi, così poi ti picchio per bene. No, ma è proprio... Allora, abbiamo già visto, sia a livello single player che a livello di... livello proprio di il computer non riesce a gestire un combattimento navale e un combattimento aereo. L'abbiamo già visto. Sì. Okay? Quindi io mi chiedo come si tramuterà la cosa quando avremo a che fare contro un avversario umano. Va bene, va bene. Intanto aspetta, porto le mie battleship dalla Finlandia qua praticamente fino alle zone qua vicino al Giappone. Can be possibly wrong today. Abbiamo finito di ricercare Katyusha. Kati che? Kate. Ridi, compagno. Ridi, compagno. Gioisci insieme a tutto quanto popolo sovietico. Il popolo sovietico ringrazia di tua grande e bestiale conoscenza. Andiamo, compagno. Tarata. Guardate quante compagnie corazzate stanno per arrivare. La Polonia non avrà possibilità. La Polonia non avrà possibilità. Sto pensando che sarebbe meglio metterlo. Perché il territorio sud dove adesso c'è l'Estonia mi sembra tanto montagnoso. Però in compenso la zona della Polonia mi sembra tanto pianeggiante. A parte la zona alla confine dell'Ungheria. Vabbè. Tecchiamo ancora. Ma cosa sta facendo la Germania? Ho abbastanza decryption per vederlo. In che senso? È per vedere il focus che hanno. Ah, ok. Serve anche a quello? Eh sì. Non lo sapevo. Sapevo soltanto che ti dava il bonus quello là in combattimento io. Aspetta, anche? Un'altra tecnologia. Aspetta, fammi vedere. Beh, aspetta, quello no. Iniziamo anche a sbloccare qualche nave, visto che lo Stalingrad class o la Project 23bis. Stalingrad class. Allora, questo c'è uno dei più grossi. Però meno antiaerea. Quell'altra più range, più velocità massima, questa qua più armor. Ma sì, dai. 41 di piercing e 33. Beh, ragazzi, si va con i cannoni grossi, non con questi qua da Medicansky. Da leggeri leggeri. Beh, mi pare ovvio, cioè. E poi non mi fa spostare le mie truppe perché c'è... Cioè, non le mie truppe, le mie corazzate qua da Leningrado fino al confine là a destra, perché boh. Che boh. Però abbiamo una bella flotta di sottomarini. Lì sotto nel maniera abbiamo un'altra bella flotta di sottomarini. A nord abbiamo altre belle flotte di sottomarini, quindi quando inizia la guerra si possono tagliare le linee di rifornimento come se non ci fosse un domani. Giusto, giusto. C'è tipo il nord della Polonia che tipo loro hanno una unità, io ne ho, aspetta che ti dico, 19 più 6 25 più 4 29 e 33 truppe contro una. Aspetta, attacchiamo ancora. Ho paura. Lo sai, quell'extra research slot serviva, Cosa? L'extra research slot mi è servito un sacco. Vabbè, lo immagino. E adesso, visto che ho anche un po' di... Oh, aspetta. C'è il National Focus. Oh, signore... Antifascist Diplomacy. Improve the study 9. Potrei fare anche le anti-capitalist diplomacy. Vabbè, lo puoi fare. Però prima voglio vedere qualcos'altro. Eh sì, perché... Vabbè, facciamo questo intanto. Mi dà un po' di bonus. Subito. Ma tu li hai messi giù tutti quanti i cosi, come si chiamano? Cosa? I membri del governo? Non ancora, perché essendo nella Grande Depressione non ho la possibilità di fare sia il National Focus sia le scelte del governo, perché altrimenti gli Stati Uniti diventano troppo potenti. Oh mio Dio. Cioè, io adesso ho 6 milioni di manpower con l'esercito di soli volontari. Se io mi metto a fare la costruzione limitata arrivo a 2,50, cioè penso che dovrei arrivare a 10 milioni. Oh, mamma mia. Siamo a settembre del 39, ragazzi. Vediamo se... adesso dovrebbe esplodere la guerra. Però siamo solo al 64% di war tension. Non vuol dire niente, la war tension indica solamente il livello di merda a cui siamo raggiunti. Appunto, non è detto che se poi la Germania dichiara guerra alla Polonia poi veniamo fuori il finimondo. Dipende sempre cosa hai fatto tu, Dark. Io? Eh sì. No, ma allora bisogna aspettare ottobre. Guarda il Giappone che sta riprendendo a piede lassù. Bravo Giappone, bravo. Bravo Giappone, bravo. Ma come sei stato bravo? Io voglio che quella guerra finisca, perché lì ho... quanti sono? 9 delle mie divisioni corazzate migliori. Cioè. Avessi avuto quella al fronte adesso con la Polonia, cioè io avrei proprio, sarei proprio partito di cattiveria. Saresti partito di cattiveria. E ciaone. Allora, vediamo un attimo se riesco. Vediamo fra quanto possiamo far partire questo. «24 ottobre. Visto che la Germania temporeggia, ci penseremo noi a far partire il finimondo, ragazzi. Sembra anche giusto. E sarà il signor Budionni a farlo partire il casino. Penso... Signor Budionni? Eh sì. Budino? Eh sì. La Sovietski Soyuz Class completata. C'è la Lenin class. Wow. Eh beh, ma è anche giusto. Ci sono le Kirov qua in questo gioco. Forza. Continuiamo così. E poi quello che mi era venuto in mente è che volendo si potrebbe fare anche qualche campagna, tipo se vengono fuori delle mod decenti si potrebbe magari provare a fare qualche campagna tipo quelle là che vanno dal 1900 fino ai 60. Guarda, io te lo dico, l'unica mod che al momento mi ispira da fare è il Kaiserreich. Vabbè. No, perché il Kaiserreich è esattamente quello che io vorrei da giocare per divertirsi, perché è una storia completamente alternativa, se è pieno di eventi alternativi, tu non sai quali sono per la maggior parte e quindi sei obbligato a trovare una soluzione. Poi pianificare. Aspetta, dipende però come lo faranno poi all'interno di Hearts of Iron 4, perché Hearts of Iron 4, io da quello che ho visto, da come l'hanno impostato i maledetti programmatori, gli hanno messo un qualcosa che non è molto decisionale a livello di eventi. Cosa? Chi? Perché? Ah niente, te vai tranquillo. È tutto sotto controllo, Nessun problema, eh. Cosa stai facendo te, Warla? Non mi piace quando stai... Oddio, mi sa che ho fatto partire la guerra mondiale. Oh, signore. Mamma mia, ma il Regno Unito del cazzo, però che deve chiamare dentro tutti. Aspetta, però riusciamo a farlo andare a 2 per favore come velocità? Adesso a 2. Ok, che se no qui è un po' un casino. Posso ripartire, eh? Sì. Ah beh, mi stanno rimanendo indietro le mie divisioni corazzate. Ottimo. Turchia, Regno Unito, British Raj, Francia, Nuova Zelanda, Sudafrica, Canada, Australia. Io chiamo anche la Mongolia e Tanutuba. La Polonia cede Danzica. Seguendo le rappresentazioni dell'ultimatum tedesco alla Polonia, Iga Simosciwski del governo polacco ha deciso di accettare qualsiasi domanda invece di affrontare la guerra. e la loro speranza che la perdita di Danzica, che con la perdita della Danzica Polonia sarà sicura dalle ambizioni future tedesche. La situazione rimane tesa comunque e le forze polacche e le forze di confine polacche non hanno ancora ricevuto l'ordine di evitare la guerra. Adolf Hitler non gli si può permettere di continuare a fare richieste sull'Europa. Comunque c'è il buon vecchio Adolf che mi sta facendo cose, come si dice, sta giustificando il Wargol contro di me. È simpatico proprio. È simpatico. Non così tanti. 1, 2, 3, 4, 500, sì, dai. Zac. Vabbè, hanno 45 aerei, capirai. Andiamo. Posso far andare avanti? Sì, 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 ho già fatto partire. Portato a 4, eh. Mm-hmm. Pushate là, poi pushate qua. 1, 4 no però, più lettino meno, 3. Lì ci sono montagne. Mamma mia, ecco, questo è uno dei motivi, ragazzi, per cui odio gli hack. Si mette a far spostare la gente da sola. È uno di quelle robe che proprio io odio. Quindi eliminiamo l'ordine militare nel fronte. Accettiamo che la Mongolia ci mandi qualcosina. Le nostre truppe sono tornate a Leningrado. Un attimo gli do l'ordine di venire giù. Dove sono? Allora. Mi sta un po' laggando il gioco. Allora. Ma laggarti non sta andando. Non so, ma non so perché oggi ho un po' di... Allora, facciamo una cosa. Teniamoci un attimo in stand-by, anche perché abbiamo già i 22 minuti, quindi ci possiamo fermare qui per il momento. Niente ragazzi, come potete vedere, il mondo con una partita multiplayer incomincia ad avere delle cose molto strane. Quindi niente, ci vediamo per la prossima puntata di Hearts of Iron 4, Arsenal of Democracy. Ciao a tutti!